Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutte, buongiorno soprattutto a due persone che mi sono molto care a Dio ci sto e sono due l'esempio di quello che io tanto dico vale la pena. E queste due persone sono Tina Selo e Rita Gramaglia, che sono lontane in questo momento, non possono venire in libreria, ma ci seguono sempre, ci seguono con tantissimo affetto e sono il nostro migliore spot per quanto riguarda l'amore che tanti soci e no hanno per questo luogo. E quindi a loro e soprattutto a Tina in questo momento un affettuoso saluto da tutti quanti noi. Tina, ti pensiamo tutti, ti aspettiamo presto qui in libreria. Speriamo già sabato 8, quando ci sarà con noi Rosy Selo, tua nipote, e quindi sarà bello vederti qui con noi. Noi ce lo auguriamo veramente tutti quanti. Un bacione e ciao Rita, ti ho salutato. Ma forse non c'è, non è che è ancora collegata, ma ti ho salutato e ti ho unito a Tina nei nostri pensieri. Ho pensato di avere come trade union di questi consigli di oggi il sorriso. Ne abbiamo tutti quanti bisogno, lo cerchiamo sempre, lo cerchiamo negli altri. Tra l'altro è nascosto dalle mascherine, quindi è difficile vederlo negli altri, lo intuiamo molto spesso dagli occhi, dalle piccole rughe che increspano i nostri sguardi ed è una cosa che manca forse a tutti quanti noi. Ritrovarlo poi nella passione che tutti vi accomuna, che è la passione per il libro e per la lettura l'occasione giusta. Prima ancora di cominciare, comincio con qualche cosa che è come se fosse l'appendice della diretta della volta scorsa e giuro che poi non ci occuperemo più di quella disgraziata trasmissione su Napoli. E lo faccio per presentarvi questo delizioso, delizioso volumetto di Raffaele Messina. Masaniello innamorato e altri racconti per i tipi di Colonnese Friends di Francesca Mazzei. E Raffaele ci regala un cameo su Masaniello, su uno spaccato di quotidianità di Tommaso Aniello, pescatore, e qui lo vediamo nelle sue vesti di pescatore, nella città seicentesca alle soglie della rivoluzione, e vi assicuro che sono momenti di grande godibilità, come Raffaele già ci ha abituato per altre occasioni del genere, come nella bottega di Caravaggio. Tra l'altro ci sono è una raccolta di racconti, c'è anche qualche altro racconto. Io sono cascato immediatamente sul primo, Pane e profumo, che vi assicuro è godibilissimo, è quasi una barzelletta diventata racconto, con tutta la capacità narrativa di Raffaele Messina. E quindi il sorriso comincia già qui, da questo Masaniello innamorato e altri racconti. Colonnese and Friends del carissimo Raffaele Messina. E tanti sorrisi ce li ha regalati questa signora, questa socia di Io ci sto, questa amica, tra l'altro che è presidente anche di un'associazione che ha fondato la Principessa Azzurra, che si occupa del disagio femminile, della violenza, dell'ascolto alle donne e della discriminazione di genere, Mara Fortuna.
Ma la fortuna ci ha regalato tanti sorrisi perché la socia che ha fatto da tramite per portare qui in libreria Staino qualche tempo fa, e quella è stata una delle presentazioni che ricordiamo con tanto affetto e che ci riempì di gioia per la disponibilità di Staino, per la sua capacità di ascolto e di regalarci con le sue caricature e il suo bobbo, tantissimi sorrisi quando ci dedicò i libri. Grandissima disponibilità di Staino, la speranza è quella di averlo di nuovo qui appena possibile. Ma la fortuna è in libreria da pochissimo con le magnifiche invenzioni. Allora, una volta tanto non si tratta di un noir, non si tratta di un thriller, ma un libro che si svolge tra Napoli e Parigi a cavallo dell'Ottocento, l'Esposizione Universale di Parigi, un libro quasi di formazione, personaggi molto ben delineati, ragazzi, giovani, che si spostano da Napoli a Parigi in cerca di occasione e soprattutto alla ricerca della capacità soprattutto francese in quel periodo di accogliere le nuove idee dal punto di vista scientifico. Quindi un romanzo che attraversa due modi diversi, quello napoletano, partenopeo, italiano più in generale e quello francese, di porsi di fronte al nuovo e al futuro. Il libro è anche in questo caso ricco di notazioni anche ironiche ed è di grandissima godibilità. Ve lo consiglio davvero se volete avere un libro da leggere. Sembra strano, se detta così, ma probabilmente ci capiamo. È bello da leggere, è bello da non dover necessariamente finire in poche ore, ci lascia delle bellissime sensazioni che partono già, come io ci tengo molto, lo sapete, partono già dalla copertina che è molto suggestiva ed è a cavallo appunto tra l'antico di Palazzo Condanna e il moderno di quello che saranno le invenzioni esposte nella grande esposizione universale di Parigi di inizio XX secolo. Ma la fortuna, le magnifiche invenzioni, scrittori giunti. Un altro autore che ci ha regalato più e più volte sorriso, se non addirittura divertimento, è Jonas Jonasson. Vi ricorderete sicuramente il centenario e il seguito del libro del centenario. Il primo era Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, qualcosa come fanno oramai 10 anni che è uscito questo qui, e immediatamente, più recentemente, Il centenario che voleva salvare il mondo. Questo è un romanzo completamente differente ed è di un divertimento assoluto. Jonas Jonasson, Dolce è la vendetta S.P.A. S.P.A. appunto è una società che si occupa di regalare vendetta a chi ritiene di doverla avere, ottenere da chi gli abbia fatto un torto. Nella fattispecie conosciamo questa società attraverso le vicende di un ragazzo che viene abbandonato dal padre, rampante, che sta cercando di scalare la vetta sociale. Si ritrova questo figlio che non immagina neanche di avere e pensa bene di riportarlo in Africa e abbandonarlo nella savana, pensando di essersene così allegramente liberato. Il ragazzo sopravvive, viene allevato in una tribù, scopre le sue origini,
ritrova le sue origini e il caro papà, e qui poi comincia la storia, e si imbatte in questa società per azioni, Dolce la Vendetta. Romanzo godibilissimo, come appunto ci ha abituato Jonas Jonasson, e personaggi a tutto tondo, e descrizioni anche di luoghi lontani che sono capaci di farci sognare da questo punto di vista. Veramente un libro tutto da godersi sorridendo. Per la nave di Teseo, Jonas Jonasson, Dolce e la Vendetta S.P.A. E chi ha amato, chi ha amato la vita davanti a sé, di Romain Gary, sarà felice della nuova uscita, della pubblicazione finalmente in Italia di Il vino dei morti. E anche in questo caso una galleria di personaggi descritti con grandissima capacità narrativa da Romain Gary, che ebbe una vita abbastanza travagliata, conclusa tragicamente, ma che nei suoi romanzi diciamo, trasporta invece capacità di invenzione dei personaggi e capacità di sorridere delle miserie umane. Nella fattispecie è la storia di un ragazzo che vive a Parigi, dei suoi problemi familiari, dei suoi problemi di relazione con gli amici e con il mondo esterno, ma è tutto soffuso di ironia e speranza nel futuro. Quindi di Romain Gary, Il vino dei morti, chiaramente nelle edizioni di Neri Puzza. Uno dei regali che mi ha fatto Io ci sto è la conoscenza, aver conosciuto personalmente Enrico Iagnello. Enrico è un personaggio straordinario, un attore colto, di grande capacità sia drammatica che umoristica, viene dalla scuola, o comunque dalla frequentazione di quel gruppo casertano, tra i quali è facile ricordare soprattutto Toni e Peppe Servillo, ma anche tanti altri. E comunque Enrico fu una grande sorpresa quando venne qui a presentare il suo primo libro, Vita prodigiosa di Isidoro Silfratelli. Un libro che noi qui a Io ci sto abbiamo amato molto, abbiamo utilizzato per i nostri giochi, per i nostri gruppi di lettura e al quale siamo restati legati. Abbiamo seguito Enrico nei suoi laboratori scolastici, siamo stati con lui in diverse scuole in tutta la Campania. Insomma, è stato un piacere conoscerlo e scoprire un uomo di una cultura incredibile, che la trasfonde e la condivide con estrema semplicità. Quindi all'epoca, un paio d'anni fa, fu un piacere quando uscì il suo secondo romanzo, La compagnia delle illusioni. Oggi vi proposto nella Universale Economica Feltrinelli, e anche questo è un titolo di merito. Entrare nell'Universale Economica significa comunque che è un libro destinato a restare nelle librerie a lungo e non attraversarle e passare dallo scaffale alla resa senza tanti problemi. La Compagnia delle Illusioni ci regala anche in questo caso sorrisi,
Anche qui abbiamo una specie di associazione, compagnia appunto, che si preoccupa di creare illusioni, così come nel libro di Jonathan prima abbiamo parlato di una società per la vendetta, c'è questo piccolo filo che vi collega, come c'è sicuramente il filo dell'ironia e di questo protagonista che imparerete ad amare. Che si chiama Mollusco. Quindi chi non l'avesse letto all'epoca, un paio d'anni fa, adesso può sicuramente approfittare di questa edizione economica di Enrico Iannillo, La compagnia delle illusioni, nella Universale Economica Feltrinelli. Restiamo su Feltrinelli. Sapete sicuramente che in questo periodo c'è la campagna due libri per 9,90 euro. Noi librai non amiamo moltissimo queste campagne che diciamo sviliscono forse un po' dal punto di vista commerciale il prezzo dei libri, ma bisogna ammettere anche che sono quelle che permettono a lettori forti di acquistare di mettere il loro budget all'altezza di acquisti un poco più ponderosi e soprattutto ha il merito questa campagna di riportare titoli sia recenti, abbastanza recenti, tanto per dire in quest'ultima campagna c'è l'ultimo dell'Allende, ci sono gli ultimi di Gerardo Buttiglione di Banana Yoshimoto, che poi dopo vi presenterò. Insomma, ci sono sia titoli recenti che titoli che sono diventati classici della letteratura. E io vi invito a distrarvi un momento dalle novità, così come ho fatto con Iannillo, e a riscoprire o a scoprire alcuni titoli. Io qui ne ho soltanto quattro, ma giusto per darvi un esempio, perché poi troverete anche sulla pagina di Io ci sto, troverete le foto di questi 50 titoli, che sono veramente un bel panorama della letteratura mondiale, diciamo, del Novecento e di quest'ultimo scorcio di secolo. E di questo scorcio di secolo, anzi primo scorcio di secolo, e io per quanto riguarda questa nuova selezione di 50 titoli, vi segnalo quindi che secondo me bisogna avere nel proprio panorama di lettore, e che sono di Antonio Patabucchi, Sostine Pereira, ambientato a Lisbona in quel 1938, quando in quel paese, in Portogallo, si fece la storia. Sono sicuro che Tina lo ha letto, lo ha amato e continua ad amarlo, ma tutti noi ci siamo avvicinati, anche non avendolo letto, per la meravigliosa interpretazione di Marcello Mastroianni nel film omonimo, e Sostine Pereira di Antonio Tabucchi. Una scrittrice che vi invito, se non avete mai letto, a cominciare a leggere, a scoprire, che è Banana Yoshimoto. Siamo al femminile, molti chiedono a volte di scrittura femminile e di scrittura che non sia necessariamente scrittura gialla, scrittura noir, thriller o con personaggi seriali. E quindi questo Kitchen di Banana Yoshimoto, che è un libro adatto veramente a tutti, anche e soprattutto ai ragazzi, e un viaggio chiamato Vita, anche questo un romanzo che ci fa conoscere una letteratura e un paese lontano, ma che tanta forza sta acquistando nel panorama della letteratura mondiale. Quindi sicuramente un viaggio da intraprendere per chi non avesse mai letto
Banai Yoshimoto, io la consiglio perché vi darà sicuramente grandi motivi e spunti di riflessione. E infine, un libro che io ho visto nascere, nel senso che ho cominciato a leggere Stefano Benni sulle pagine di una rivista dove lui pubblicava ogni mese un piccolo trafiletto dedicato allo sport e dedicato a personaggi improbabili ma divertentissimi. Bar Sport è il risultato di quegli Elzeviri meravigliosi. Ancora adesso ci regala sorrisi e divertimento e ci fa scoprire la capacità che poi era soltanto in nuce all'epoca e che poi si è rivelata la capacità narrativa di Stefano Benni, quando però era ancora, diciamo, abbastanza sconosciuto. Vi assicuro che non riuscirete a trattenere i sorrisi e le risate leggendo dei personaggi di Stefano Benni in questo ipotetico bar sport. L'ultimo consiglio che voglio darvi oggi è un consiglio che, come recita anche il volume, è adatto dai 6 ai 99 anni. Ed è un albo illustrato da Roberto Innocenti, L'isola del tesoro. Vi assicuro che io ho riletto ieri, appena arrivato, me lo sono portato a casa, me lo sono guardato, me lo sono diretto. È gradevolissimo. Le illustrazioni sono splendide, le illustrazioni di Innocenti a tutta pagina e anche nel testo sono meravigliose. È un regalo per i nostri figli, per i nostri nipoti, ma anche per i nostri amici. Stevenson crea una serie di personaggi che sono rimasti nell'immaginario collettivo, quindi il capitano Flint, Long John Silver è il giovane protagonista della storia, oltre a quella canzone, quella ballata dei 15 morti sulla cassa, 15 uomini sulla cassa del morto con una bottiglia di gin, che ci riporta a uno sceneggiato che non tutti possono ricordare per motivi di età, ma che io invece ricordo abbastanza bene. Quindi questa, chiamiamola riduzione di Roberto Innocenti, perché qui siamo soprattutto nel campo grafico e dell'illustrazione. Questa riduzione del romanzo di Stevenson, curata con estremo rispetto del testo originale da Andrea Rauch, è sicuramente un bellissimo regalo da fare a persone che ci sono care e mettendo in tra queste persone che ci sono care noi stessi. Vi assicuro che vi piacerà molto di leggere di quella avventura, ma soprattutto perdervi in queste splendide illustrazioni. Gallucci, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, ma soprattutto di Roberto Innocenti, uno dei più grandi illustratori contemporanei. Facciamo il passaggio all'indietro e quindi, avendo parlato di Roberto Innocenti, torniamo diciamo allo stimolo che vi ho dato di controllare
questa promozione Feltrinelli, due libri per 9,90. Sicuramente c'è qualcosa che vi può interessare, vi può piacere, e sicuramente potrete ordinarli come tutti i libri, sia quelli che vi presento io che quelli che vedete costantemente sulle pagine della libreria Io ci sto, o se siete soci addirittura nella pagina dei soci, la libreria ce la facciamo noi, ce la facciamo noi, il gruppo dei soci, o ancora negli altri gruppi collegati a Io ci sto, quello del Lordo, che ha proposte continue, costanti, oramai è anche di altissima qualità e convenienza, quindi sicuramente anche quello è una possibilità di acquisto. Vi annuncio anche uno scaffale nuovo in libreria, in cui si alterneranno costantemente, saranno cambiati settimanalmente libri nuovi al 50% del prezzo. Sono libri nuovi dagli scaffali, io ci sto, che proprio per stare sugli scaffali, come tante volte vi ho detto, non riescono a farsi vedere, e quindi abbiamo ritenuto di tenerli sugli scaffali e di continuare ad averli, di conservarli, e adesso li offriamo anche con una netta riduzione di prezzo. Quindi può essere interessante in questo caso venire in libreria, perché in libreria, visto che Tana libera tutti, immagino che soprattutto la Tana migliore dove sentirsi liberi siano i posti dove ci sono i libri. Quindi io ci sto, quindi le librerie del Vomero, degli amici librai del Vomero, e comunque le librerie in generale. È un bel modo di sentirsi liberi tra i libri. Quindi vi ripropongo il numero di telefono, perché possiamo mandarveli a casa, ed è 081 578 0421. Potete telefonare, potete chiedere che vi vengano messi da parte, potete chiedere che vi siano spediti a casa, e così usufruire nel modo migliore di queste proposte anche in diretta che continuiamo a fare, sperando di farvi cosa gradita. Vi ricordo velocemente i titoli che vi ho sottoposto della promozione, ma i titoli sono tantissimi, vanno da Bukowski appunto a Tabucchi, a Brian Yoshimoto, a Bob Dylan, a Jonathan Coe, ma c'è veramente a Saramago, c'è veramente tanto, Ragnar Lordi, la Jendele, ho detto, insomma, e poi c'è una selezione di libri, sempre nella stessa proposta, una selezione di titoli della Marsilio, tutti quanti orientati al giallo Svezia, e quindi anche quelle sono proposte interessantissime da prendere in considerazione, oltre ai grandi classici come Jon Austen, come Davide Copperfield, c'è di tutto e di più. Vi assicuro che non resterete delusi da questa scelta che è stata fatta da Feltrinelli per questa offerta di 2,90 euro. Un'occasione di lettura, anche di rilettura in qualche caso, con un maggiore approfondimento, quindi sicuramente nelle corde dei lettori e delle lettrici di Io ci sto. Resto su Feltrinelli, e quindi sarà contento il promotore di Feltrinelli, Stefano Traiola, che tanto si prodiga anche sui social per promuovere i nuovi titoli e non solo, e quindi è un amico personale, e fa piacere nominarlo in questi minuti. E quindi anche perché con lui abbiamo fatto compagnia
per la Campania, girando per le scuole, gli istituti della Campania, abbiamo fatto compagnia a Enrico Iannirro, che non è solo un personaggio televisivo, vi assicuro, non è solo un grande attore di teatro, ma è anche un ottimo scrittore e narratore di storie. E questo suo nuovo personaggio del Mollusco vi divertirà e vi accompagnerà per parecchio, così come è stato per Isidoro Sifflotenno quando lo avete incontrato qualche anno fa. Quindi di Enrico Iannirro, La compagnia delle illusioni. Chi non ha mai letto Enrico cominciasse adesso. E poi ci sarà sempre tempo per leggere anche Isidoro Sifflotenno. La sorpresa attesa del nuovo romanzo riscoperto da poco nel 2014, adesso tradotto, di Romain Gary, non è l'ultimo perché l'ultimo è L'Aquilone, che lui scrisse poco prima di uccidersi. E qui già vi ho detto che comunque la capacità narrativa, di ironia nell'introspezione dei personaggi è ai massimi livelli. È un romanzo che amerete, e così come avete amato La vita davanti a sé, che sicuramente è stato anche l'anno scorso uno dei libri più venduti, soprattutto in libreria. Come sarà vendutissimo questo Dolce la Vendetta S.P.A., pubblicato dalla Nave di Teseo, di Jonas Jonasson, una idea che già vedo trasformata dal punto di vista cinematografico, ma che vi regalerà momenti di spasso e divertimento unici. Ne avete bisogno, ne abbiamo bisogno tutti, quindi è giusto che questa puntata di queste presentazioni ne tenga particolarmente conto. E poi questo Le magnifiche invenzioni di Mara Fortuna, aspettando Mara qui presto, sia per un firmacopie, ma soprattutto per una presentazione, voglio ricordarvi, prima di concludere, anzi, facciamo prima l'ultimo, diamo l'ultimo passaggio a Raffaele Messina e questo suo Masaniero innamorato, pubblicato da Colonnese and Friends, con questo racconto documentato e comunque divertente sulla Napoli del Seicento e sulla vita quotidiana di Tommaso Anillo da Amalfi. E poi anche altri racconti, tra cui vi ho citato il primo che mi ha colpito, Pane e Profumo, che vi divertirà sicuramente, perché Raffaele Messina sa utilizzare le corde dell'ironia, sa scrivere e colpire con i suoi personaggi e con le sue rievocazioni storiche. Di Raffaele Messina, Masaniero innamorato. Vi dicevo, vi ricordo che finalmente ci proviamo, ci ritentiamo con il Mara Vadosto e sabato prossimo si torna in piazzetta. La rassegna dell'anno scorso la intitolammo Piazzetta Anno Zero, perché veramente sentivamo per diversi motivi che quello era un anno zero. Era l'anno zero della pandemia, era l'anno zero della piazzetta, nel senso che
In quei mesi fu deciso diciamo, con un moto popolare partito dalla libreria, quindi ancora più gradito a chi vi parla, fu deciso anche da, diciamo, dal punto di vista amministrativo che la piazzetta, che non esiste, diciamo, che non esisteva come toponimo, ma che quello spazio antistante alla libreria fosse intitolato ad Aldo Masullo. La cerimonia ufficiale non c'è stata ancora, speriamo che ci sia, speriamo che tante cose importanti, utili, fondamentali che si devono fare in questa città, si trovi anche il tempo di dare il timbro burocratico e la targa a Piazzetta Aldo Masullo. Noi, per quanto ci riguarda, in Piazzetta Aldo Masullo, da sabato prossimo, ricominciamo a farvi incontrare con gli autori e con i libri. Lo facciamo con Enzo Alfano, cominciamo con Enzo Alfano. Il sabato seguente ci sarà una grandissima amica di Io Ci Sto, come Enza, socia fondatrice come Enza, che per tanti anni ha curato le presentazioni e ancora qualcosa fa a questo livello, come Federica Flocco col suo nuovo romanzo. È una vera sorpresa, siamo veramente agli sgoccioli per l'uscita del romanzo. Quando sarà il momento, Federica sicuramente vi farà sapere di cosa si tratta. E quindi vi aspettiamo tutti anche per il 9 maggio. Prima di Federica ci sarà Rosy Selo con l'albero di mandarini e quindi un'altra presentazione qui in piazza, ma ce ne saranno per tutto il mese di maggio, per tutto il mese di giugno e immagino anche luglio. Questo chiaramente sempre in assoluta ottemperanza con quelli che sono i criteri di sicurezza imposti dalla situazione, perché non è cambiato niente dal punto di vista della sicurezza che tutti quanti noi dobbiamo applicare al nostro vivere quotidiano, vaccinati o meno, anzi, e quindi distanziati, mascherati, igienizzati, ma con tanta voglia di rivedere gli autori. Di ascoltare brani dei loro libri e soprattutto di farci raccontare direttamente da loro e immagino e spero con tanta voglia di comprare i libri perché alla fine a che servono tutte queste presentazioni se non anche a stimolare in voi la voglia di acquistare e soprattutto quando si tratta delle presentazioni in piazzetta. Non dimenticherò mai quello che diceva Severino Cesari riguardo a quello che è, io ci sto da questo punto di vista, anche in questo caso una realtà unica, perché noi presentiamo i libri mezza via, con gente che passa, che sale sulla scala mobile, che transita, che scende dalla rampa libera, che lasciamo libera per farli scendere. E quindi gente che passando sente di libri, si ferma, ascolta, ha un'occasione diversa, non paludata, di avvicinarsi comunque anche ad autori e titoli che forse mai avrebbe incrociato nella sua vita. Quindi anche questo è il significato delle presentazioni in piazzetta. Spero di vedervi in tanti. Lo sforzo organizzativo di Io Ci Sto è grande da questo punto di vista perché preparare la piazzetta, sorvegliare, assicurare a tutti la giusta sicurezza comunque richiede impegno e noi ce la mettiamo tutta, come spero ce la mettiate tutta voi a venire a seguirci e a darci grandi soddisfazioni dal punto di vista sia comunicativo che, perché no, commerciale, visto che io sto qua soprattutto a vendere libri.
oltre che a stare con voi e riceverne il massimo del piacere, come spero sia di tutti voi. Ciao, a presto, alla prossima.